Buonasera benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Mariana Mazzuccato, economista buonasera. e docente alla Sussex University in Gran Bretagna e buonasera, benvenuto Joram Gutkel, deputato del PD e consigliere economico di Renzi. Comincio con lei, onorevole, perché lei ha detto al Financial Times recentemente che la manovra economica di Renzi è una bomba atomica. Le chiedo quanto tempo ci vorrà ancora perché se ne accorgano gli italiani. Beh, eh, gli effetti di questa diciamo bomba, eh. devo dire che questa metafora serviva non per, eh, ai fini bellici, ma semplicemente per dire che la legge di stabilità contiene gli elementi di shock. beh, Entra in vigore il primo gennaio dell'anno dell prossimo e quindi io credo che ci vorrà qualche mese, ma non, ma non troppi, per avere gli effetti sull'occupazione, eh, sulla stabilizzazione del lavoro. Quindi dal 2015? Sì. Dobbiamo ancora pazientare un po'. Beh, siamo lì, lì. Siamo lì. Professor Mazzucato, mh, perché l'Italia è ancora in recessione? Ma penso che sia per via dell'offerta, cioè c'è un problema anche ancora di produttività delle imprese italiane proprio perché non ci sono stati investimenti da circa 20 anni in tutti i fattori che fanno crescere la produttività e poi c'è anche un problema sulla domanda, ci sono state anche delle misure regressive, per esempio l'aumento dell'IVA. E adesso ovviamente con gli 80 euro questo era positivo, nel senso che invece è una ridistribuzione mm. eh, progressiva, però non è abbastanza, nel senso che c'è proprio bisogno di investimenti che fanno crescere non solo il numero di lavori ma, ma anche la qualità. Cioè gli stipendi devono aumentare. Mm. E, e per adesso non c'è né una politica industriale diciamo, seria che faccia sì che eh, si cresca invece di diminuire la produzione industriale, che credo che negli ultimi sei anni è diminuita del 25%. Per farla aumentare non basta solo togliere diversi tipi di impedimenti, ma bisogna investire sia il pubblico che il privato. Ha capito Onorevole Goodkelt, avete due opinioni un po' diverse, no? Però in effetti è vero che eh, l'Italia è l'unico grande paese dell'eurozona che è ancora in recessione. Quindi anche la vostra ricetta, forse, non è quella giusta. Ma eh, iniziamo col dire che l'Italia ha dei problemi strutturali che nascono, io dico 40 anni fa, e quindi noi stiamo cercando di risolvere problemi che. Per 40 anni non, non sono stati affrontati, aggravati negli ultimi anni. Abbiamo problemi di burocrazia, di lavoro, di, ehm, di pubblica amministrazione, di tasse e di istituzioni. E noi stiamo cercando di risolvere questi problemi. Uh, Dico solo un fatto, così mettiamo, mettiamo un po' di, di prospettiva su questa discussione. Così, forse convince anche la professora Questo Mazzucato so. che. La vostra ricetta sa può quale, funzionare sa qual è il paese europeo che negli ultimi 40 anni ha fatto più investimenti in infrastrutture? Chiedo a lei: mm, Beh, no, non so. no, non lo e so. L'Italia. Ah, allora, Negli ultimi 40 anni il paese che ha fatto il più investimenti in infrastrutture in Europa è l'Italia. Cosa abbiamo prodotto? Debito pubblico, poca infrastruttura e poca crescita. Quindi la ricetta non è semplicemente continuare a spendere. Noi dobbiamo sicuramente spendere meglio ma soprattutto mettere l'imprenditore in condizione di fare impresa di assumere, di operare, mm. di fare investimenti e mettere nelle tasche dei consumatori un po' più soldi mm. per investire dandogli certezza mm. per il futuro. Quindi, eh, Mazzucato, mm -hmm. eh, meno tasse e eh, tagli alla spesa pubblica, redistribuzione di questo abbiamo, parleremo anche dopo, dei famosi 80 euro che sono stati una sua idea, credo, no? Onorevole Woodkelt. Beh, diciamo, ero uno dei... suggerimento. Uno degli infautori. Che lei ha detto appena adesso che state cercando di fare assumere, ma mi sembra che tutto il Jobs Act è di aiutare a diciamo, licenziare, su tutto l'assumere è lì, ma diciamo che la riforma seria è sul poter licenziare. E questo è molto interessante dato che adesso abbiamo quasi il 40% di youth unemployment in questo paese, che Quindi avere una vera riforma giovanile. Sì, no. però anche queste cinque diciamo, riforme che, che ha elencato, che secondo me sono anche giuste, il problema è che di nuovo l'investimento non l'ho sentito, adesso magari avete un gran piano di investimento, ha ragione di dire non basta l'infrastruttura, anche perché dipende che tipo di infrastruttura, chi la sta gestendo, ma questo costante eh, diciamo questa narrazione che tutto il problema è sia la dimensione e la struttura del pubblico, senza ammettere che ci sono anche enormi problemi di investimento privato, cioè la Fiat in Italia è parte del problema. È molto interessante certo. che la Fiat, appena andata in America, mm. prima di tutto è andata in America, questo è anche un problema questo per l'Italia, Obama certo. ha chiesto che la Fiat investisse. Okay? Quindi in, in, in eh, America non solo c'è un new deal, diciamo, che insegnano, c'è anche proprio un deal fra governo e impresa. Eh, investono, la Fiat in America investe in eh, motori ibridi, qua no, perché? E perché non è deal? No, ci perché, un... no, no, per... non solo new deal, deal, un'attenzione sana, un'attenzione Ma... fra governo e industria. E perché, li, perché le imprese non investono in Italia? Non investono in Italia perché c'è troppa burocrazia, giustizia eh, civile lentissima e perché il lavoro costa troppo. Quindi noi cosa abbiamo fatto nella legge di stabilità? Abbiamo fatto questo. Chi assumerà l'anno prossimo, a partire dal 1 gennaio del 2015? Mm. Dei lavoratori a tempo indeterminato, ecco che un pezzo del Jobs Act in realtà è nella legge di stabilità. Chi farà questo avrà una riduzione di questo termine terribile e astruso che si chiama cuneo fiscale, che significa la differenza tra il costo del lavoratore per l'impresa e quello che lui mette in busta paga, la differenza scenderà del 70%. Ecco, questo è un incentivo. Parte di questo andrà nelle tasche dei lavoratori, parte di questo, una parte importante, andrà nelle eh, eh, diciamo, consentirà all'impresa a ridurre il costo sì. del lavoro. Questa operazione è un'operazione che noi crediamo stimolare, in stimolerà investimenti e occupazione. Eh, infatti, Mazzucato Corenzi ha detto poco fa che dal 2015 sarà più facile assumere e più conveniente dal punto di vista economico. E, e questo è un passo avanti, no, un Ma siamo sicuri che, il costo, che è il costo del lavoro che è troppo alto in Italia o è la divergenza fra la produttività del lavoro e il costo del lavoro, che è quello che, che si misura quando guardiamo il costo unità del lavoro, no? il, il unit labor cost. E quindi la grande domanda per l'Italia è da dove viene la produttività? È semplicemente togliendo le tasse o diversi tipi di ehm, regole, diciamo, il red tape famoso, oppure bisogna anche avere un serio, strategico piano di investimenti pubblici non solo in infrastruttura, ma basta guardare quello che hanno fatto in Danimarca, in, Germa in Germania, anche se non lo ammettono, hanno strainvestito. Eh, negli anni in cose tipo questi istituti Fraunhofer che creano io... importante dinamismo fra scienza e industria. E quel piano lì io almeno non lo sento, magari ce l'avete <coughs> ma non si sente eh, esplicitamente. Allora la professoressa Mazzucata ha fatto un lavoro molto interessante che dimostra che eh, gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo eh, danno un ritorno importante. Mm. Io sono, sono, sono d'accordo con lei, però se guardiamo di nuovo i fatti italiani sono quelli. Noi in generale investiamo troppo poco in ricerca e sviluppo, è un problema gigantesco, in questo sono totalmente d'accordo con lei. Però se andiamo a vedere dove che abbiamo il gap rispetto agli altri paesi, è nell'investimento privato in ricerca e sviluppo, non pubblico. Sì. L'investimento pubblico, ricerca e sviluppo italiano, è un po' più basso, ma non molto più basso Beh, di quello di un po' più basso, non molto più basso. Mentre invece l'investimento privato è molto, molto più basso, è inferiore a quello spagnolo, mm. quello portoghese. Mm -hmm. Nonostante noi siamo un paese vocato al, all'esportazione. Questo è il problema che noi dobbiamo risolvere. Cosa abbiamo fatto? Nella legge di stabilità abbiamo messo per la prima volta un incentivo importante a aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Diversi centinaia di milioni che è un credito di imposta per chi aumenta l'investimento in ricerca e sviluppo. Dobbiamo fare ancora di più, uh -huh. spero che avremo le risorse l'anno prossimo per aumentare e rafforzare questo, ma questa è la direzione da intraprendere. Allora, sì, no, ehm... Diciamo che sono movimenti positivi, l'unico problema è che eh, questi tipi di incentivi, no? perché l'Italia pensa molto sempre a sussidiare, eh, non riesco a, parlare, eh, a dirlo bene, subsidiare eh, Sussidiare susidio. oppure incentivizzare, invece di anche diciamo e mirare direttamente con questi investimenti, perché se guardiamo di nuovo altri paesi e questi dati ci sono proprio nell'oxe, perché mm. si dividono gli investimenti diretti o indiretti. Indiretti sono quelli proprio attraverso i tax credits. Mm. Questi tax credits tendono a funzionare meglio, cioè creare addizionalità, cioè fare cose avvenire mm. che non sarebbero comunque avvenute, no? quindi R&D mm. solo in paesi dove c'è già la voglia di investire. No? Cioè queste opportunità tecnologiche e di mercato che alla fine trainano l'investimento privato sono molto il risultato di questi investimenti pubblici diretti. Poi sopra di quello se uno ci mette un ordi tax credit funziona diciamo, per creare quella decisione marginale. Molto keynesiana, Ma nessuno no? qui no? investirà no. in ricerca e sviluppo se non c'è anche qualche opportunità dove investire. E il problema è che oggi le imprese stanno andando via sì. proprio perché non c'è un piano di innovazione e industriale che eh, creano eh, questo opportunità. Andrea Gutkald, io vado in pubblicità ma le do subito la parola dopo naturalmente, anche perché ci chiederemo se eh, è vero che nei paesi in cui è più facile eh, licenziare è anche più facile creare eh, lavoro, che è uno dei punti anche qualificanti questo no, del vostro programma. No, uno, ma, insomma, adesso la, poi ne rispondere. parliamo. Pubblicità. Allora, onorevole Goodkelt, perché pensate, eh, ne parlavamo prima no, a proposito di Jobs Act, perché pensate che per aumentare eh, l'occupazione bisogna diminuire i, i vincoli per licenziare il lavoratore? Beh, prima di tutto per aumentare l'occupazione serve ridurre il costo del lavoro, è quello che abbiamo fatto nella legge di stabilità. Lo ridico perché è un punto fondamentale del, del, eh, diciamo, degli interventi che stiamo facendo, fa parte del Jobs Act. Dopodiché abbiamo, abbiamo fatto degli interventi che sono all'interno del cosiddetto Jobs Act che sono per aumentare le tutele a chi perde il lavoro, aiutare a chi ha perso il lavoro o chi non l'ha mai avuto a trovarlo attraverso l'Agenzia per l'impiego e rendere le regole per l'assunzione e per i licenziamenti eventuali più semplici e più prevedibili. Il tema non è rendere il licenziamento più facile ma rendere questo processo con regole più certe, do, esempio... do, numeri, do, mm. do solo il numero: l'anno scorso sono state reintegrate dai giudici meno di 3.000 persone. Sono state licenziate senza un euro di indennizzo più di 3.000 persone. Quindi l'obiettivo è garantire mm. a chi eventualmente... forse proprio perché c'è l'articolo 18, no? che ci sono questi numeri. No, perché in realtà se vediamo il numero di persone che hanno perso i posti di lavoro l'anno scorso parliamo di, o negli ultimi 18 mesi parliamo di, oltre mezzo milione di persone. Non c'è un problema licenziare le persone in Italia o mm. terminare eh, i posti di lavoro, il problema è dare regole certe da un lato eh, ai lavoratori, dall'altro ai datori di lavoro. Di questo si parla ed è uno degli elementi di un complesso eh, intervento mm. che riguarda aiuto a chi ha perso il lavoro ammortizzatori sociale e soprattutto abbassamento del costo del lavoro. È d'accordo Mazzucato che questo è un punto centrale nel mercato del lavoro italiano? Ma Non è diciamo, la mia specialità, però mi sembra che sono tipo 15 anni che state tinkering no? col mercato di lavoro al punto che adesso ci sono pare 40 diversi tipi di contratti per i lavoratori italiani. Questo sta solo aumentando, cioè quando parla di certezza. Non so, almeno parlando con diversi tipi di impresari in Italia non, non si sente che questo è il loro grosso impedimento, soprattutto quelli che veramente vogliono investire su diciamo ehm, aree interessanti. Non so, tornando prima al, al problema su cosa investire, secondo me mh, non è per esempio la ricerca e sviluppo solo, sarebbe facile, ok, facciamo tanta ricerca e sviluppo e poi improvvisamente. Eh, eh, viene fuori un miracolo. No, quello che per esempio hanno bisogno questi impresari è anche un tipo di finanza paziente eh, di lungo termine. Sì. e Quel tipo di finanza sarebbe un, un, una riforma importantissima da fare in Italia. Ecco, no? la, lei ha detto eh. di lungo termine, no? il periodo lungo. Sembra che oggi, onorevole nessun. Eh, politico, tantomeno un Presidente del Consiglio se lo possa più permettere, no? perché eh, l'elettorato, l'opinione pubblica chiede risultati certi e rapidissimi. Quindi questo per voi eh, rappresenta un grosso problema anche no? ed è per questo che molti pensano che l'anno prossimo ci potrebbero essere elezioni anticipate no? e che Renzi, se vede che la sua popolarità, visto gli ultimi sondaggi di Renzi e del PD, no? c'è un calo di consensi. Eh, che quindi vi converrebbe andare alle elezioni anticipate? Io non credo proprio che ci saranno eh, elezioni anticipate l'anno prossimo. Noi stiamo facendo, questo Governo sta facendo uh, di fatto il programma che l'allora Sindaco di Firenze, oggi Presidente del Consiglio, ha presentato due anni fa, quando ha fatto la prima corsa alle primarie del Partito Dome Democratico nel 2012. Questo programma di fatto è stato votato l'anno scorso. Dal 70% degli elettori del Partito Democratico, eh, sono andate a votare di, eh, quasi 3 milioni mm. di persone, eh, e questo Partito Democratico, così uscito dalle primarie, ha ottenuto il eh, 41%. Anche in noi... tempi di crisi, come lei sa, è molto e complicato. Noi... Cioè, mantenendo il consenso noi... alto. Noi continuiamo, il governo continua in questo percorso, un percorso di riforme fondamentali. Uh, su tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato, se poi c'è tempo possiamo approfondire anche gli aspetti di riforma istituzionale, le altre cose che, che stiamo facendo. Uh, queste riforme sono riforme che l'Italia è in deficit, da deficit di riforme, non deficit eh, economico di 40 anni mm. e io credo che gli italiani stiano capendo questo. Quindi il tema non è il sondaggio di questa settimana o dell'altra settimana, è un programma di cambiamento vero di questo paese, che richiederà tempo. È il motivo per cui non si andrà a votare l'anno prossimo. Noi eh. abbiamo bisogno dei famosi mille, mille giorni per, per eh, non dire completare, ma avviare un vero cambiamento, mm. un vero cambiamento del paese. Cosa Mazzucato, lei crede che l'Italia sarà capace di grandi cambiamenti, così come auspica Renzi e il suo governo? Beh, di nuovo dipende su dove si mette l'enfasi, perché. Se l'impedimento è veramente quello che dite voi, no? quindi il mercato di lavoro, tasse, burocrazia e basta, allora sì, ci sarà un'enorme crescita fra un anno. Se invece il problema non è, per esempio, il mercato di lavoro, il costo del lavoro, ma la mancanza di investimenti, sia privati che pubblici, che dicevo prima, che quindi mm. fanno sì che la produttività in Italia negli ultimi 15 anni, non 45, negli ultimi 15 anni la, la produttività italiana non è cresciuta per via di mancanza di investimenti. Quindi, di nuovo, se riusciamo a tirar fuori un vero piano industriale e, e non solo a mettere tutta l'enfasi su queste rigidità, perché di nuovo, se per esempio l'articolo 18 fosse stato un vero impedimento, dovremmo vedere moltissime imprese che hanno solo 13 o 14 lavoratori perché appena arrivano a quel quindicesimo, pof, scatta eh l'articolo 18. Non è vero, le, le imprese italiane sono piccolissime. Uno, due, tre, quattro lavoratori il problema è che non avendo un ecosistema, un vero sistema di innovazione come quello tedesco, come quello americano, come quello danese, finlandese queste piccole imprese, troppo piccole, che non sono al punto della soglia dell'articolo 18 non crescono, quindi la vera domanda che io le farei è perché allora non stanno crescendo queste imprese solo per via de della burocrazia italiana e le no, tasse e il le, mercato di lavoro? Le, le tasse, e la burocrazia e il mercato di lavoro sono impedimenti però evidentemente... Eh, Mancano investimenti in ricerca e sviluppo, il motivo per cui noi abbiamo dato veramente per la prima volta incentivi forti alla ricerca e sviluppo, manca per esempio un sostegno a queste imprese quando vanno all'estero, quindi stiamo rafforzando tutti i meccanismi di supporto al made in Italy, anche questo sono fondi importanti che, sono stati, che saranno stanziati nella legge di stabilità, quindi lavoriamo su tutti gli aspetti di sistema, lei ha ragione, da noi mancano sistemi di supporto uh, alle imprese che esistono in altri paesi, ma, non è, questi ma non, è qui, non è questione di fare investimenti pubblici, è, è, è la questione di dargli il sostegno adeguato. Se lei confronta il sostegno che danno ambasciate francesi e eh, tedesche alle aziende francesi e tedesche con quello che danno Uh, le ambasciate italiane in alcuni paesi, devo dire in altri paesi funziona benissimo, eh. in alcuni paesi non lo danno. Noi abbiamo bisogno di intervenire su questi meccanismi per dare sostegno alle nostre imprese. All allora, su questo diciamo è il nostro punto di disaccordo, perché eh, prima di tutto io non stavo parlando di incentivi per la ricerca, io parlo proprio di aumentare il numero di Vabbè, ricercatori scusate. sia nelle imprese che nel pubblico e invece mi sembra che... Eh, il numero, il personale universitario mm. negli ultimi sei anni è, è diminuito del 20%. Okay, questo è un problema, perché stiamo par parlando del capitale umano che alla fine fa la ricerca. Quindi solo questi incentivi, come dicevo prima, c'è pochissima evidenza empirica, statistica, mm. che da soli, senza una, una forte spinta di investimenti oh. diretti, in Israele, per esempio, da dove lei viene, ci sono fortissimi investimenti diretti e in più ogni tanto mettono un tax credit che funziona. Ma loro hanno, per esempio il programma di IOSMA che ha dato proprio questo tipo di finanza eh, priva, eh, pubblica diretta eh, di lungo termine alle imprese che non è quello che fanno questi export financing groups dentro delle ambasciate. Le ambasciate non sono, non è il pubblico che investe. Quello che ha la Germania è per esempio è una banca pubblica, il KfW, eh, che qua non abbiamo una banca pubblica di... Quel genere. Quindi una riforma italiana sarebbe di veramente trasformare quello che oggi è la Cassa Depositi e Prestiti in una vera banca pubblica. Ne parlate, questo però è no? da escludere, no? Che Ma perché possa accadere? No, chiedo all'onorevole Guttke. che, Beh, che la Cassa, depositi, finan... e prestiti allora, si cassa, cassa de... depositi e Prestiti eh. già oggi base. dà sostegno alle imprese, alle imprese italiane, c'è il Fondo Strategico che investe in, in imprese italiane. Sicuramente bisogna rafforzare maggiormente questo finanziato con i risparmi del, eh, postali, quindi è un meccanismo di finanziamento. Noi tra l'altro abbiamo nello sblocca Italia, legge che si chiama Sblocca Italia, abbiamo previsto una serie di agevolazioni, cioè rendere l'operazione della cassa di e depositi e prestiti più agevole per, a, a favore delle imprese eh, private. Eh, noi eh, stiamo lavorando su eh, incentivi simili a quello dati in Israele al programma I Osma che sono eh, orientati a eh, sviluppare il business del venture capital, mm -hmm. cioè sono eh, capitale messa a disposizione degli start-up, eh, quindi stiamo facendo tutte queste, no, queste scusi, operazioni. Osma non è un programma che sta aiutando i venture capital privati, è proprio una forma di venture capital pubblico. Mm. Eh, ma insomma sul pubblico qui avete, chiaramente non siete d'accordo su quanto il pubblico debba eh, intervenire, soprattutto in una fase di crisi eh, economica. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché non in tutti i paesi eh, del mondo si pensa che la risposta giusta in uh, fasi, in momenti di crisi sia quello di tagliare la spesa pubblica. Guardate. L'anno prossimo 120 paesi faranno tagli alla spesa pubblica riducendo i propri sistemi di protezione sociale. Ma ce ne saranno altri che faranno una scelta opposta, dedicando più risorse alla previdenza, alla sanità, all'istruzione e ai servizi sociali. Paesi come l'Argentina e il Sudafrica hanno recentemente introdotto l'assegno familiare. Altri come il Brasile e la Cina hanno raggiunto una copertura pensionistica quasi universale e hanno aumentato i salari minimi. Thailandia e Sudafrica hanno esteso a tutti l'assistenza sanitaria. In Bolivia e Namibia, a Panama e nelle Maldive è aumentata la spesa per i disoccupati, le madri, i bambini, gli anziani. Altri paesi come il Mozambico sono riusciti partendo da zero a creare reti minime di protezione sociale. Lo studio dell'Organizzazione internazionale del lavoro che fornisce queste informazioni osserva che nei paesi a reddito medio che stanno espandendo i propri sistemi di welfare ci sono non solo conseguenze immediate sulla riduzione delle povertà e delle disuguaglianze, ma anche effetti positivi sulle strategie di crescita a partire dalla domanda interna. È una strada opposta a quella imboccata dai paesi più ricchi, che invece stanno ridimensionando i propri sistemi di sicurezza sociale. Nell'Unione Europea i tagli hanno già contribuito a far aumentare la povertà, che colpisce ormai 123 milioni di persone, ovvero il 24% della popolazione. E mentre le disuguaglianze nella distribuzione dei redditi tra paesi si vanno rapidamente riducendo, quelle all'interno di ciascun paese stanno altrettanto rapidamente aumentando. Onorevole Goodkelt, a proposito di tagli, è possibile che il governo decida di rinunciare alla famosa TAV? Beh, il TAV è un accordo eh, europeo, un accordo con la Francia e quindi ovviamente qualunque decisione che, che riguarda questo tipo di, di investimento va, va, fatto, va fatto assieme. Eh, L'accordo era di farlo, bisognerebbe farlo in modo che perché costi adesso, il meno possibile. Penso anche Renzi no? ha detto che vuole sentire, ascoltare un po' meglio le voci di coloro che dicono forse non è poi questa. Bisognerebbe grande prima idea. di tutto assicurare che costi il meno possibile. Noi, mm. come dicevo prima, abbiamo purtroppo una storia di investimenti costosissimi, eh, se misurate al chilometro, rispetto alla Francia, alla Spagna e alla Germania. Volevo chiedere, Mazzucato, perché abbiamo pochi minuti, vorrei andare sull'Europa un attimo, perché. Eh, il vero braccio di ferro oggi sembra essere tra Mario Draghi e Angela Merkel. È così? Beh, diciamo che il problema con la Merkel è che l'analisi tedesca di cos'è che fa la Germania diversa dall'Italia, dal Portogallo, e dalla Grecia è quella sbagliata. Non è che la Germania in qualche modo ha stretto la cintura e gli altri hanno speso troppo. In Italia il deficit è stato e è ancora abbastanza basso, cioè era meno di quello tedesco prima della crisi. Il problema è che anche con un deficit modesto, se Abbiamo il debito. denominatore di debito PIL non cresce da vent'anni. Mm. Ma chi vincerà tra Draghi e Merkel? Beh, il problema è che anche Draghi, che finalmente speriamo renderà la Banca Centrale Europea una vera banca centrale. In realtà, per esempio, Quantity Television da solo non è che funziona. In America tutti quei soldi erano trilioni di eh, dollari, sono finiti nelle banche. Se non vengono anche diretti attraverso, mm. per esempio, un vero cofinanziamento fra la Banca di Investimenti Europeo e la Banca Centrale mm. Europea, questi soldi alla fine eh, non vengono. Non, non daranno non trovano, i frutti sperati. No? Nell'economia nell reale. Nell'economia reale. Eh, onorevole Woodkelt, secondo lei chi... La spunterà tra Draghi e Merkel? La Merkel cambierà opinione, un pochino, almeno sulle politiche di austerità? Ma io credo sia evidente che le politiche, da un lato, fiscali dei paesi europei, dall'altra parte, la politica della Banca centrale europea non stiano dando, non, stanno, non stiano funzionando, non stanno dando i risultati che, che servono. Eh, Quindi, e anche un... i tentativi di Renzi stanno dando i risultati sperati, no? i suoi tentativi di convincere anche la Merkel a cambiare rotta. Allora, noi abbiamo questo, questo problema, eh, che per fare questa discussione in modo serio e credibile, avere il peso... Che il nostro paese merita, dobbiamo essere credibili al tavolo. Per essere credibili al tavolo, dobbiamo aver dimostrato di fare le riforme che stiamo facendo. Io credo che l'inizio dell'anno prossimo uh, cambieranno un po' di cose. Noi le cose che stiamo facendo, stiamo dicendo di fare, le stiamo facendo e l'anno prossimo credo che partirà una discussione a questo punto con un peso diverso anche del nostro paese. E dove pensate di tagliare di più poi alla fine, a proposito di spending review? Beh, la spesa è stata tagliata soprattutto uh, nei ministeri ed è stata tagliata in modo. Ci tagli, no? tagli lineari, no? Non sono tagli lineari, sono, sono tutti tagli con, uh, con nome e cognome. Mm -hmm. chi, chi ha, ha tempo e voglia può leggere la legge di stabilità. Ma lei tagli esclude che possano scattare le clausole di salvaguardia? Sì. Escludo. Esclude, quindi niente aumenti dell'IVA prossimamente assolutamente, su questi schermi. Assolutamente. Ma la cosa incredibile dell'Italia è che la parola spending review non vuol dire su cosa spendere, vuol dire su cosa tagliare. In Inghilterra, quando si fa il spending review, tutti i giornali te lo mostrano con una mappa su quello dove Beh, spenderà abbiamo... il governo. Qua invece vuol dire solo tagliare. Ma noi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo deciso di investire più sulla scuola, abbiamo deciso di dare più libertà Neti ai comuni l'investimento sì. netto sulla scuola sì, l'investimento netto sulla scuola aumenta quindi noi in realtà stiamo facendo delle scelte tagliamo da una parte e investiamo, investiamo. dall'altra parte, non è diverso Onorevole Gulcan, siamo all'ultimissima domanda a proposito di Europa, devo ancora tornare lì perché come lei sa ci sono grandi polemiche sul nuovo presidente della commissione Juncker o Juncker che dir si voglia Dovrebbe dimettersi, secondo lei? Non credo, non credo eh, bisogna che però eh, mantenga le promesse. Le promesse erano di, di dare una scossa di investimento all'Europa, noi siamo in attesa di questo. Mm. Ma quindi eh, Renzi, che si è riappacificato al G20 in Australia con Juncker, ehm, ha ottenuto qualche cosa dal presidente della Commissione? Perché in realtà mh, non è molto credibile un'Europa. Che abbia diciamo, nel suo massimo vertice un rappresentante come Juncker, no? che ha aiutato le grandi aziende con patti occulti a pagare meno tasse possibili. Insomma, non è un è una bel biglietto da visita. No, l'Unione Europea sarà credibile se saprà mettere in atto delle politiche che riconducono questo continente alla crescita. Va bene, speriamo, speriamo, che sia così. Grazie professoressa Mazzucato, grazie onorevole Gutkel, grazie spettatrici e spettatori. Linea Giovanni Floris e al suo di martedì, e ovviamente la copertina sarà come sempre di Maurizio Crozza. Noi ci vediamo domani alle 8:30 avremo il ministro Angelico.